Buongiorno, salve. Buongiorno. Eri e Teleballerini un'altra volta. Sì, Teleballerini. Volta. Salve Teleballerini, buongiorno. Di chi parliamo questo giro? Di Falappa. No, avevamo già parlato. Chi vuoi? No, sei tu l'esperto che chiedi a me. Ce n'è uno particolarmente. Gobert è stato forse il più grande talento della storia del Mondiale Superbike. Veramente un pilota stupefacente per qualità di velocità, capacità di andare veloce immediatamente dal primo giro con qualunque moto. Si presentò da wild card con una Kawasaki, stravinse e lo prese per la Honda e rivinse subito. Poi iniziò la serie di vicissitudini di droga, marijuana, ubriacature eccetera eccetera, e quindi ha avuto una carriera a singhiozzo. Ma chiunque è entrato in contatto con Anthony Gobert, questo australiano veramente particolare, ne riconosce le qualità inaudite. Marinelli, che l'ho avuto in Ducati in svariate occasioni, dice la persona più talentuosa che abbia mai visto, Dio. Ernesto, hai avuto Fogarty, Falappa, Bayliss, tutti, dice no, come era Anthony Gobert, una cosa a parte. Si presentò al Mondiale Superbike a Laguna Seca col team Vance Heinz Ducati, lui e un compagno sconosciuto, si chiamava Ben Bostrom, che si presentò con una ragazza indiana di una bellezza sconvolgente e vinsero gara 1 Anthony Gobert e gara 2 Ben Bostrom. A Laguna Seca umiliarono tutti i vari Fogarty, tutti quelli del Mondiale, perché era il periodo che il Mondiale Superbike proponeva wild card che arrivavano e riuscivano a inserirsi al massimo. Si andava a Brenzecce e dovevi vedertela con Steve Islop, con piloti britannici che non facevano sconti a nessuno. Una pista infernale come Brenzecce favoriva chi aveva fegato e aveva una moto nettamente inferiore a quella Factory, per forza. Però la magia della grande storia del Mondiale Superbike era anche questa: il paddock era una festa, erano tutti amici, dentro invece la pista si accoltellavano, i duelli tra Haga, colpi di carena, e Troy Kortze sono passati alla storia, ma gli stessi duelli tra Edwards e Bayliss. Chiude la porta, Troy Bayliss, staccata vincente, e di traverso va al comando, attacco alla tosa, di traverso si toccano, fantastico, eccetera eccetera eccetera. Però la sera tutti a ubriacarsi nelle tende della Honda, i ducatisti, della Ducati, gli hondisti, i piloti della Yamaha, insomma era una festa particolare. Però te mi parlavi di piloti speciali, ecco, Anthony Gobert rimarrà una meteora, e ora è vittima di una serie di situazioni drammaticissime, perché si è ritirato, alla fine ha smesso, ha dovuto chiudere, nessuno l'ha preso più, non gli hanno più rinnovato la licenza, e lui è diventato uno pseudo alcolizzato, è stato pestato da una banda di motociclisti, è finito in coma, in gravi condizioni, e ora è ritornato dopo che era riuscito. Sono una brutta storia, peccato, perché era un ragazzo simpatico, estroverso, e ti ripeto, forse il più grande talento della storia del Mondiale Superbike. Yeah, that's right. After the disappointment in the first one with the rear tire letting go, I really wanted to win here both races. So after that, I thought, I got to win this second one. Stravinse e lo prese per la Honda. E dopodiché, ti ripeto, però Honda poi non può sgarrare, lui non si presentava, arrivava quando voleva, arrivava ubriaco, finito i test e le gare si ubriacava fisso, e poi fumava alle feste. Però non lo sapeva che le tracce in marijuana rimangono per una settimana, e quindi anche se lui si era fatto una canna una settimana prima, rimaneva, e quando vieni bollato dopo ti mettono nel mirino, ti fanno continui controlli, e lui era refrattario a ogni tipo di disciplina e di controllo. Però come velocità forse il più fenomeno di quel ventennio leggendario. Poi non si è espresso, è andato anche un po' in 500, ha fatto anche qualcosa in 500, ma non è riuscito a esprimere, a bloccare questo suo temperamento autodistruttivo,
e quindi a esplodere. Uno che al primo giro fa il record della pista, poi si mette lì seduto a aspettare che gli altri vadano ad attaccarlo. Come vede uno che si avvicina, rimonta, rifà un altro giro, andava nel suo box e dice: ma che è l'assetto della gara precedente, non si è toccato. Ma come? È l'assetto della gara, ma era un'altra pista, è uguale, lui non gliene frega niente. Quindi un talento spaziale. And Carl Fogli sits in behind him. Troy Cross is coming in third. But what about that Anthony Govan? He would be absolutely wrapped. He had the first one won and he just had to throw it away, but the second one he made sure.